Eccoci, ed ecco qui, siamo sempre in diretta dallo Stadio Adriatico della Mix Zone per ascoltare il tecnico del Pescara Luciano Zauri. Ieri avevi detto in conferenza stampa, domani conterà solo vincere. È arrivato questo pareggio, al di là di quella che è stata la partita, ci si aspettava qualcosa in più dalla tua squadra? No, assolutamente, noi per primi, da me, al presidente, ai giocatori, quando in casa non riesci a vincere ti lascia sempre un po' di amore in bocca. Siamo dispiaciuti perché volevamo vincere, ci abbiamo provato, magari in maniera un po' disordinata in alcuni momenti, però credo che l'atteggiamento dei ragazzi sia stato buono, ce l'hanno messa tutta e non si è riusciti a trovare il gol. Avevi detto anche nei giorni scorsi, gli allenatori sono sempre in discussione, qualche minuto fa ai nostri microfoni il presidente Sebastiani ha detto Zauri non si tocca. Ringrazio il presidente, la stima della società fa sempre piacere, ma io l'unica medicina che ho è lavorare e far lavorare bene i ragazzi. Poi tutti quanti noi allenatori siamo lì per essere giudicati anche in base ai risultati, per cui sono sempre quelli che fanno la differenza. Oggi tanta buona volontà, ma qualche errore in difesa, soprattutto anche in occasione del gol del vantaggio della formazione siciliana, quel passaggio di Scognamiglio a Ciofani probabilmente non doveva essere fatto. Insomma, l'attacco ha dei problemi perché gli attaccanti centrali continuano a non segnare, però anche in difesa c'è probabilmente da rivedere qualcosa. Beh, abbiamo concesso un'unica situazione agli avversari, è impensabile in Serie B non concedere niente. Dispiace che magari una giocata dove potevamo gestirla meglio, ma insomma nel calcio gli errori capitano, purtroppo veniamo puniti oggi alla prima disattenzione, è un momento, ma chiaramente la colpa è nostra, dobbiamo essere più attenti. Dispiace, per chiudere Luciano, parlare dei singoli in queste situazioni, però abbiamo visto piuttosto Maluccio Borrelli e Maluccio anche Maniero quando è entrato in campo. No, ma io li ho visti entrambi che ci hanno provato. Gli attaccanti vanno anche messi in condizione di poter calciare in porta, spesso li usiamo anche come sponda, come per attrarre magari i difensori avversari. E i ragazzi, ripeto, dal punto di vista dell'impegno non posso dire assolutamente nulla. Dispiace perché chiaramente noi cerchiamo anche i gol degli attaccanti. Ultimissima, giovedì a Livorno occorrerà un altro Pescara con una squadra che è ultima in classifica ma che ha messo in difficoltà sia il Benevento che il Crotone. L'abbiamo visto anche oggi, le squadre tutte quante si difendono, tutte quante giocano, hanno giocatori che possono farti male, per cui sarà un'altra battaglia, sicuramente l'atteggiamento nostro dovrà essere simile a quello di oggi e ancora meglio se si può, perché certo contro queste squadre che ce la mettono tutte dal punto di vista caratteriale non puoi assolutamente essere da meno.